è a 32.000 biglietti venduti per la sua data Rock in Roma. Ma Coez no? Non è una cosa nuova. Coez secondo me è un esempio, per cui io sono contentissimo. Coez è un esempio di meritocrazia e di uno che anno dopo anno, facendo sempre meglio, con vari passaggi, si è fatto capire da tante persone. Questa è una cosa molto bella e gli va reso onore a Coez, secondo me, da questo punto di vista. Comunque, Scuola, non ti volevo interrompere. No, io volevo chiederti se avevi dei rapporti con la scena romana che è sempre più ampia, cioè va dalla Dark Polo a Coez. La Dark sono amichetti miei. Poi sai, io sono cresciuto e ho imparato a rappare nel giro Jimmy Tights e Mad Men. Io andavo a casa di Jimmy Tights, colui che scriveva ste strofe incredibili in 10 minuti, io facevo, lo devo riuscire a fare anch'io devo scrivere così veloce. Quindi è logico che siamo legati, anche se facciamo una cosa diversa, saremo sempre in parte legati. Senti, mi sembra di capire che la competizione e l'aspetto competitivo sia sempre stato parte della tua vita, quindi. Ma io sarei stato così anche se avessi venduto padelle. Il rap è solo una scusa per ucciderli tutti.